attrezzature tecniche che appunto danno i dati alla stazione meteorologica che è stata posta qui sull'edificio della chiesa Santa Maria degli Angeli, come potete vedere proprio a fianco alla chiesa, dall'associazione Il Mosaico, che appunto ha donato questa attrezzatura davvero che dà delle situazioni meteo al momento, all'istante, proprio tramite la cabina regia dei dati che vengono trasmessi. E quindi un motivo in più per avere qualcosa di utile per la città. Allora, noi adesso ascolteremo anche un rappresentante dell'associazione del Mosaico che si è reso protagonista anche in questa cosa dopo aver piazzato qualche tempo fa. Forse lo vedete qui dall'immagine in piazza sotto quell'albero che avete di fronte, c'è il defibrillatore che lo stesso Mosaico ha donato alla cittadinanza qui, l'utilità, la pubblica utilità per la zona di Difesa Grande. Noi ascolteremo Enrico Miele che ci parlerà di questa stazione meteo che è nata qui da poco tempo in zona Santa Maria degli Angeli. Siamo proprio sui tetti dove è postata l'antenna, ma sotto poi ci sono le attrezzature di questa stazione meteo nuova che è nata da poco tempo, proprio in zona Santa Maria degli Angeli, proprio a fianco alla chiesa Santa Maria degli Angeli. Con noi Enrico Miele, che è uno dei rappresentanti dell'associazione Il Mosaico, che si è resa protagonista, ma non solo di questa cosa, tante altre cose di cui adesso ce ne ricorderà lo stesso Enrico. E allora Enrico, siamo qui. Dopo il defibrillatore che avete postato qui nella piazza sottostante, adesso c'è questa bellissima novità di una stazione meteo che per la città è sempre un qualcosa di positivo, insomma. Sì, ciao, buongiorno, buongiorno a tutti. Ci siamo lasciati, come dire, poco prima che scoppiasse questa pandemia, avevamo donato un defibrillatore con il totem che è lì in piazza e c'era già in itinere questo progetto e quindi speriamo che sia finita questa fase pandemica. Presentiamo questo nuovo progetto che avevamo ipotizzato già tempo fa. Che cos'è? È una stazione meteo professionale della Davis Instruments che è stata piazzata qui sui locali parrocchiali di Santa Maria degli Angeli. Questa stazione meteo, molto molto diciamo valida, ha un gruppo di sensori, temperatura, umidità, pluviometro, anemometro, e praticamente ogni 2 secondi vengono rilevati questi dati. I dati vengono poi trasmessi su una piattaforma telematica di cui poi darò l'indirizzo e questa piattaforma ogni 60 secondi quindi trasmette i dati in tempo reale. La stazione meteo si completa poi con una telecamera professionale che sulla piazza di Santa Maria degli Angeli riprende chiaramente tutta la location che è simbolica perché è il simbolo di questo quartiere ed è possibile quindi visionare in tempo reale che cosa sta succedendo. Aggiungo anche questo che la stazione, che ha un costo anche notevole, è stata commissionata a un'associazione Sannio Molise che si occupa di questo, che su tutto il territorio regionale installa delle stazioni meteo e quindi la stazione di Difesa Grande, ma di Termoli, è entrata nel circuito di Meteo Molise per cui offre dei dati assolutamente attendibili. In tempo reale. In tempo reale, perché la differenza qual è? Le applicazioni meteo dei cellulari hanno dei dati sommari, grossolani, no? Invece qui ci sono dati monitorati ogni 2 secondi. E la cosa importante, Michele, è che sulla piattaforma c'è una banca dati per cui io posso comparare i dati meteo di una settimana, di un mese, di un anno e diventa veramente interessante a livello scientifico. Certo, sono sempre delle cose interessanti da seguire perché comunque. Ecco, adesso suona anche mezzogiorno, quindi Il siamo mezzogiorno. a mezzogiorno proprio vicino alla chiesa. Quindi allora, questa nuova stazione che potrete seguire o voler seguire dove, come e quando? Sì, basta collegarsi sul sito meteoisernia.net, poi magari tramite Termoli Online lanciamo proprio per bene l'indirizzo. Lì c'è una rete di stazioni meteo e c'è quella di Difesa Grande, che ha una caratteristica. Siamo a 98 metri sul livello del mare qui e quindi offre dei dati meteo ottimali. Ricordo anche che questa diciamo, è un'altra iniziativa che si sposa su una visione più ampia. Cioè noi nel 2020 come Mosaico volevamo collegare la tecnologia al servizio dell'uomo. Faccio l'esempio. Il defibrillatore messo in piazza va completato con dei corsi offerti a chi vuole,
affinché quel totem non sia simbolico e messo lì, ma possa essere adottato da chi lo utilizza. Certo. Anche in questo caso, la stazione meteo, ci piace l'idea che sia condivisa e sia accessibile in maniera gratuita da tutti, quindi chiunque può andare sul sito e si vede i dati. E poi, Michele, permettimi un aspetto simbolico, tutte le persone che vivono fuori per motivi di lavoro, per motivi di studio, in maniera affettiva si possono collegare con la telecamera e vedono questa piazza simbolo. E immagino, Michele, che questa iniziativa è replicabile, immagina in Piazza Duomo, immagina il castello, immagina i nuovi simbolici di Termoli, creando una piazza virtuale. Ah, certo. Beh, devo dire che è anche augurale questo suono di campane per questa novità che ci stai illustrando tu, Enrico, che davvero ci fa sentire più orgogliosi, perché Termoli davvero sta assumendo sempre più una situazione di città sempre all'avanguardia in questo senso, perché queste situazioni di stazioni meteo, già Termoli come stazione meteorologica era un sito importante a livello anche nazionale, perché i punti di riferimento venivano presi dall'aeronautica del castello, però adesso qui abbiamo quest'altra situazione che può essere sempre un qualcosa in più che fa piacere avere a Termoli, no? Certo, tu immagina se su quella bellissima stazione del castello ci fosse una telecamera per poter riprendere quello scenario unico e bellissimo che abbiamo, no? Quindi la nostra idea come associazione è di realizzare delle cose innovative, replicabili in altre parti della città e rendere Termoli più bella, come si suol dire oggi, più smart, con una tecnologia facilmente accessibile ma di pubblica utilità. Perfetto, meglio di così non si poteva fare altro. Grazie Enrico Miele dell'associazione Il Mosaico per averci così omaggiato a noi di Termoli Online di questa novità che davvero ci inorgoglisce anche come termolesi. Grazie. Bocca al lupo per il prosieguo e poi alla prossima occasione, quando ci sarà sicuramente qualche altra occasione che ci offrirete voi del Mosaico. Grazie a te Michele, grazie a Termoli Online, ciao a tutti.